Ed eccoci, cari sorrisini, belli, 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 bellissimi. Eccoci nell'ultimo segmento dell'appuntamento odierno di Giro di Tacco. E come già vi abbiamo preannunciato, e allora eccoci piacevolmente insieme oggi, signore e signori, con Marco Buccio e Francesca Melzani. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, ben ritrovati! Oh, e ben ritrovati voi, ben ritrovati voi. No, non mi vedete, ma non importa, non è granché. L'importante è che insomma noi vediamo voi e che il collegamento sia perfetto. Grazie ragazzi. Allora, e saluto anche il nostro Giovanni in regia che sta curando il collegamento. Allora, come la va, belli? Come la va, ragazzi? Dai, a parte. Direi tutto bene, finché riusciamo a sentirci, finché riusciamo a mantenere la musica viva, direi che va bene per tutti, anche perché riusciamo attraverso voi a arrivare nelle case di tutti e portare, speriamo, un po' di serenità e, come dire, un po' di allegria con la nostra musica. Assolutamente sì. Finché ci troviamo va sempre tutto bene, per il resto tutto verrà da sé, dai, piano piano ci ritroviamo. Ragazzi, per fare la solita battutaccia dobbiamo essere positivi, Dai, mettiamola così, nel senso buono del termine. Oh, dove vi trovo adesso? So che insomma il Trentino è la vostra terra, se non sbaglio, ma precisamente voi dove siete, Marco, Francesca? Sì, siamo a Riva del Garda. Oggi è una giornata, direi, molto molto bella. Il sole si è fatto vedere, quindi insomma un panorama fantastico. Ah, beh, personalmente, guardate ragazzi, personalmente conosco bene Riva del Garda, o meglio ancora Torbole, poi mi facevo la camminata tutto lungo il sentiero, lago. Ecco, bravo, tu, da Torbole fino a Riva, bellissima, bellissima ragazzi, certo, siete su posti meravigliosi, poi insomma il profumo del lago è bellissimo, complimenti, ok. Sì. Allora, Marco, Francesca, sì. Voi siete insieme nel privato, nella vita artistica. Che cosa? Beh, intanto lo chiedo a Francesca, perché insomma sappiamo che poi le signore sono sempre più sincere. Che cosa vi ha accomunato? Che cosa ti ha colpito, Franci? Quando l'ho conosciuto? Sì, brava. Cavolo, avevo un sacco di capelli, eh. Avevo la chioma. Non è l'unico, Francesca, dai, non è l'unico. Però insomma, che cosa vi accomuna? Insomma, guarda, ci ha legato da sempre la musica, questo sì di sicuro. Da quando comunque io ero ragazzina, lui un pochino più grande di me, ma da sempre ci ha accomunato la musica, questo sì. E lo sta facendo ancora anche adesso. Ma che bello. Da quanti anni siete insieme, Marco? Queste qui sono sempre le domande difficili. Sì, però io, siccome sono una donna un po' anomala, non tengo conto di queste cose. Ah, ok. Vabbè. Comunque sono più di... Comunque sono circa 12 anni. Sì, quindi 10 anni. Esatto. E queste sono le risposte, devi stare attento, perché se per caso sbagli... Ah, sì, perfetto. Anche sì, solo sì, di sì. Un giorno. Ecco, non ti ricordi. Marco... E tu che hai qualche capello in meno quando Francesca ti ha conosciuto e magari qualche ricordo in più con la musica, da quanti anni leghi il tuo nome alla musica? Ti ha sempre accompagnato, Marco? Ma io ho cominciato a scrivere il primo brano a 13 anni. Ah. E nel 85, io sono del 73, quindi fate un po' i conti, che siete bravi in matematica. Vabbè, del 73 mamma mia, Marco, sono quasi 50 anni, caspita. Sì, diciamo che no, io sono nato nel 73, ho cominciato a fare musica nell'85. Ok. E ovviamente il mio strumento iniziale è stata la fisarmonica, perché mio nonno, il papà di mia madre, suonava l'organetto e quindi mi ha accompagnato, diciamo, in questa avventura. E quindi da lì ho cominciato a fare le prime seratine nell'85, e quindi sono un po' di anni. E diciamo che allora ovviamente il panorama musicale o l'offerta che si trovava era un po' diversa rispetto a quello che siamo abituati a vedere, nel senso che lì eravamo tutti musicisti, tutti dal vivo, si suonavi, potevi fare serate o altrimenti dicevano riprova, sarei più fortunato. E quindi
mi sono portato dietro negli anni un po' l'esperienza, il bagaglio che ho acquisito da giovane, quindi bene, una lunga esperienza. Era ciò che volevi fare, Marco? Sì, era questo il tuo sogno? Sì, sicuramente. Poi ovviamente nel corso degli anni, prima di riuscire a concretizzare quello che era un po' il mio obiettivo, ho fatto anche altro. Uh-huh. Però insomma siamo riusciti a concretizzare il tutto. Poi vabbè, adesso il periodo è un po' particolare, direi, per tutti, però la musica sicuramente è una grossa parte di me, quindi c'è sempre. Bene, bene. E tu, Francesca, ecco, era ciò che volevi fare? Hai sempre amato la musica? Sì. Allora, io l'ho sempre amata, ma in realtà ho iniziato un pochino più tardi invece a perseguire questa strada, okay, diciamo. Perché prima ho fatto altro, sempre in campo artistico, però è arrivato il momento in cui doveva arrivare, probabilmente. Io sono convinta che le cose capitano quando devono. Sì, certo. Sì. Nel bene o nel male, nel bene o nel male. Quindi noi ci cambiamo la strada, ma fino a un certo punto. Quindi si vede che era il momento giusto. E parliamo di una quindicina di anni fa, dai. Ok. Ma e questo mondo della musica da ballo l'hai fatto tuo per amore oppure no? Perché insomma, per una giovane, sai, un po' il mondo della musica da ballo è un po' così, insomma, è una scelta per amore o per amore della musica, Francesca? Allora, sicuramente una parte e una parte. Okay. Ok, quindi diciamo che è stata fatta una scelta sicuramente per amore e che poi è diventato amore per la musica, cioè amore anche per la musica da ballo, perché comunque la musica da ballo ha delle dinamiche molto belle in cui riesce a creare proprio un rapporto molto stretto col pubblico rispetto ad altri generi musicali. Quindi sì, ti dà un contatto con la gente che è bellissimo e ti ripaga proprio di quello che fai. Contenta della tua scelta? Sei felice? Assolutamente sì. Ah. La rifarei. Bene, bene. Ah, Marco, poi non dirmi che non hai lì vicino la fisarmonica, Marco, perché non ci credo. No, vicino non ce l'ho, però ce l'ho vicinissimo, ecco, nel senso che allora, è nell'altra stanza. Allora, sai cosa facciamo, Marco? Adesso noi facciamo un attimo di pausa commerciale, bravissimo Giovanni. Subito dopo, adesso ce lo presentate, vedremo il video di Tush Push, ok? Tush Push, poi ritorneremo nella seconda parte, insomma, Marco Buccio senza la fisarmonica è come una macchina senza la benzina, non va, ok? Allora, direi di eccola sì. Là, allora dai, volete presentare, bravissimo, grazie Giovanni, allora il video di Tush Push che vedremo subito dopo il break pubblicitario? Sì, allora Tush Push è un altro brano appunto edito con Caramba Edizioni, che salutiamo, certo, ovviamente. Assolutamente. Certo, è un bellissimo country che abbiamo fatto realizzato in collaborazione anche con Roberto Ghisoli, sì, che salutiamo anche lui ovviamente, e con un gruppo di ballo della nostra zona che appunto ha contribuito alla realizzazione del video che porta il nome di Onde Ganda Dance. Quindi salutiamo tutti, insomma, e li ringraziamo. Assolutamente, bravi ragazzi. Bene, allora un breve break pubblicitario, poi il video di Push, ci ritroveremo subito dopo piacevolmente insieme con Francesca Melzani, Marco Buccio e la sua fisarmonica. A tra poco, grazie. Push con Marco Buccio e Francesca Melzani, bravi ragazzi. Ma guarda che bene. Di la verità che stavi ballando, di la verità. Assolutamente sì, bei brani anche ritmati, questo ritmo country, bravi ragazzi. Oh. Marco? Sì, sì, allora. Detta in Veneto, saria da coparte, proprio detta in Veneto. Ecco, proprio detta, ma sicuramente l'avete capita.
Marco senza la fisarmonica. No. Okay. Allora, il problema è l'età, perché sai che quando man mano che si va avanti con l'età si dimenticano le cose. No, purtroppo la fisarmonica l'abbiamo lasciata nell'altra casa, perché siamo stati a suonare, abbiamo cambiato macchina, la macchina carica è rimasta là. E quindi è rimasta lì. Allora, sarà... Marco, sarà l'occasione per una prossima volta, un prossimo collegamento, magari, perché no, avervi magari qui in presenza con la fisarmonica, ragazzi, perché voglio dire, non siamo qui ad asciugare gli scogli, insomma, o no, ragazzi? No, anche perché noi abbiamo un appuntamento fisso con il direttore, che però ormai... Prima del Covid, no? Che ormai si è saltato per i problemi che conosciamo tutti, perché noi di solito a Pasquetta... Pasquetta, hai ragione, venivamo a trovare il direttore Radio Sorriso e ci facevamo una cantata, una suonata e quant'altro. Okay. Quindi l'anno scorso è saltato. Chissà, magari quest'anno può essere l'occasione. Mamma per... mia, bravo! Potrebbe essere un'ottima, potrebbe essere un'ottima occasione, anche perché Pasqua quest'anno è una Pasqua alta, saremo oltre la metà di aprile. Chissà che, certo, Dio volendo, magari le cose si potessero un po' mettere in un modo un po' più, un po' meno positivo da una parte, ma più positivo da quell'altra, e girare attorno e magari avervi qua. Oh, allora, abbiamo visto il video, certo, di Tush Push con le edizioni Caramba, ci sono lavori in corso nonostante tutto, assolutamente, ragazzi, i lavori? Sì, perché comunque è vero che in questo periodo abbiamo avuto delle limitazioni per quanto riguarda, diciamo, gli spettacoli dal vivo, ma è stata anche l'occasione poi per sedersi, per riuscire a pensare a cose nuove, a produrre cose nuove, e quindi sì, abbiamo in cantiere un nuovo lavoro, sempre con le edizioni Caramba, brani belli, particolari, insomma, sapete che io sono anche compositore, certo, ma come tutti gli altri lavori che abbiamo editato, ci piace poi collaborare anche con altri compositori, e quindi anche in questo lavoro ci sarà la collaborazione con tanti artisti, musicisti e compositori conosciuti dal settore. Quindi ci stiamo lavorando. Oh, bene. Ecco, non mettiamo intanto una scadenza di quando uscirà il lavoro, insomma, anche per tutto ciò che ci circonda, ma insomma, auguriamo quanto prima e poi magari averlo qua. Francesca, in base a cosa scegliete i brani per i vostri lavori discografici? C'è qualche motivo particolare di scegliere un brano più anziché un altro, o cosa? Allora, sai, se sono brani che comunque scrive Marco, sono brani già contenuti di suo, certo, nel senso che è ovvio, no? Insomma, assolutamente. Se scegliamo brani in collaborazione con altre persone, ovviamente sono quei brani che ti devono colpire da subito. Quindi sì, deve esserci questo amore a primo ascolto, diciamo. Sì, in realtà sono i brani che scelgono noi, okay, perché quando si ascolta qualcosa di nuovo che arriva comunque da compositori comunque con cui collaboriamo, ma comunque esterni tra virgolette, ci devono comunque colpire o comunque lasciare un qualcosa, no? Quindi insomma, la musica è bella anche per quello, e quindi scegliamo in base a quello che ci muove e ci lascia il brano. Ecco, Ole, adesso abbiamo un attimo problemi con il vostro collegamento, perché lo schermo si è un attimo rimpicciolito. Vediamo se ci sarà la possibilità di avervi ancora a tutto schermo. Vediamo un attimo. Intanto, Francesca, ormai in addirittura d'arrivo, nelle tue serate prediligi un artista particolare, italiano, straniero che sia, piuttosto che un altro, oppure così canti un po' tutto? Ecco, adesso siamo tornati. Sì, ci siamo. Allora, ho la fortuna, devo dire, di riuscire a utilizzare la voce in modo abbastanza facile. Quindi ti dico, a gusto mio personale, mi piace molto cantare in spagnolo, mi piace molto l'inglese, ma resta comunque un grande amore per la musica italiana. Quindi, anche perché sono tanti generi differenti, sai, quindi non ti so dire un mio preferito. Okay. Ci sono variate cose e mi piace affrontarle anche in modo diverso,
questo bene. Risponderei. Tu Marco con la fisarmonica quando hai cominciato qualche anno fa c'era un fisarmonicista al quale volevi assomigliare, se c'è tuttora? Allora, io ho cominciato la fisarmonica nel periodo in cui c'erano delle grandi orchestre come Castellina Palli, come certo. Francesco Borghetti, come Borghesi, e sono stati un po' quelli i tuoi maestri di riferimento, okay. Diciamo, e quindi diciamo il vecchio stile, se vogliamo, sì. Che però è comunque attuale, se vogliamo, soprattutto nel repertorio fisarmonicistico, nel senso che insomma non c'è fisarmonicista che non suoni un brano di Castellina, certo. Piuttosto che altri brani, certo, certo. Quindi vecchio stile ma nuovo, quindi che si adatta un po' nei tempi, e quelli sono stati un po' i miei riferimenti, anche perché io vengo comunque dalla musica popolare, nel senso che nel nostro paese nativo c'è una tradizione carnevalesca che si tramanda dal 1500, nello specifico gli strumenti sono violino, chitarra e bassetto. Infatti papà di mio papà era un violinista e quindi ho ereditato il violino di mio nonno, e quindi c'è un po' questo legame con la musica popolare, con sentire le persone vicine, quindi sentire anche quello che ti rimandano, quindi il contatto poi con il pubblico, con le persone che sono intorno, e questa cosa si è un po' così portata anche all'interno poi della musica da ballo, dell'orchestra e dei repertori che eseguiamo. Bene, mi fa piacere, hai citato adesso, tornando un po' indietro con gli anni, insomma, grandi nomi, insomma, quando hai iniziato tu c'erano questi grandi nomi da Castellina, Roberto Giraldi, Vittorio Borghesi, Francesco Borghetti, insomma, nomi che noi magari un po' diversamente giovani e da tanti anni all'interno del mondo della musica da ballo, insomma, siamo cresciuti ovviamente anche con loro, e li ricordiamo sempre con un grande affetto. Sì. Bene, allora siamo ormai addirittura... Dimmi. Sì, no, velocemente, anche perché hanno lasciato comunque il segno, nel senso che erano delle formazioni molto diverse tra di loro, però le riconoscevi, e quindi hanno lasciato sicuramente il segno e continueranno a lasciarlo, perché sicuramente è un segno indelebile. D'accordissimo, assolutamente d'accordissimo con te. Allora, vi arriva un caro saluto a due amici speciali, un abbraccio a Franci e Marco e alla mia piccola Lida da Isabella Puppatola, che salutiamo, ciao Isabella, insieme con Davide Montali, Grazie. Ciao Isabella, ciao Isabella, ciao Davide. Ma allora un bacione alla piccola Lida, a proposito, ragazzi, un bacione alla piccola Lida. Grazie. Bene, il saluto a Francesca e a Marco da Daniele Spolona, Daniele di Bertipaglia. Ciao Daniele, poi salutiamo caramente anche l'amico Silvano, che certamente starà immortalando con i suoi click televisivi il nostro appuntamento odierno. Francesca, è un piacere di trovarvi. Eccoli qua, bene. Cara Francesca, vuoi ricordare i social dove vi possono trovare, i vostri canali, le vostre piattaforme, come si suol dire? Certo, allora trovate ovviamente le informazioni su Orchestra Marco Buccio sulla pagina Facebook, anche sulla pagina Instagram, e poi ovviamente tutti i nostri brani su trovate alcuni video musicali su YouTube, e poi ovviamente riferimento fate sempre a edizioni Caramba, e lì vi possono dare tutto quello che vi serve. Benissimo, e ovviamente i brani e i video li potete ascoltare e vedere a Radio Sorriso e a Sorriso TV. Assolutamente. E noi li mandiamo in onda ben volentieri. Ragazzi belli, ci salutiamo con un'altra vostra scelta, ed è un mambo latino. Marco, vuoi presentarlo? Ma questo è un pezzo particolare, perché è nato e è stato poi... Marco, adesso non... Più dal, ecco. Io non lo bravo.
Ecco, no, allora puoi ripetere perché è andato via l'audio. Dimmi. Sì, mi senti? Sì, adesso sì, perfetto, posto, vai. Pronto, pronto. No, dicevo che è un brano particolare perché è nato proprio nel periodo del primo lockdown. Okay. Quindi chiusi in casa. E è un mambo latino particolare. Le immagini che vedete sono reali, registrate in Africa, in un periodo particolare per noi, e quindi ve lo dedichiamo. Benissimo, perfetto. Ok, allora grazie ragazzi, grazie Francesca, grazie Marco. Grazie a voi, un abbraccio. Un piacere avervi qua, un abbraccione anche a voi con tanto affetto. Buona vita, buona musica sempre. Grazie ancora ragazzi, grazie. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Grazie, ciao Francesca, ciao Marco. E siamo proprio addirittura d'arrivo. Io ringrazio caramente il nostro Giovanni in regia per aver curato il collegamento. Ricordo, domani saremo in compagnia con Francesco Neodo dei Rodigini, sempre a partire dalle 13 qui a Giro di Tacco. Più tardi, dalle 16, vi aspetto a Radio Sorriso, se lo gradite, per due ore insieme con di tutto, di più. Arriva il Mambo Latino, Marco Buccio, Francesca Melzani, grazie ancora a tutti voi, buona giornata, buona vita, ciao ragazzi! Ciao! Ciao!